altro dei cardini della commedia è sicuramente la speranza. È l'unico valore veramente che attraversa dal primo canto dell'Inferno, quando Dante chiama Virgilio e quando da Virgilio si sente dire che lui ha una speranza per risorgere dal male, dalle ceneri, poter risalire, ritornare a essere uomo. È una speranza ora, alla fine dell'Inferno, quando ormai era tutto buio, ecco brillare le stelle, il firmamento stellato che si dispiega. E quindi concludo con le parole di Dante, con questi 4 anni di letture dantesche che vogliono avere anche un po' questo spirito di poter dare qualcosa, come l'ha dato Dante. Anche io e Benito ci affidiamo alla poesia per trasmettere tutto ciò in cui crediamo, e Dante è forse il simbolo più bello, con questi suoi valori, con questa sua forza e nella speranza, è il valore più bello, ecco, attraverso questa poesia poter dare a tutti, ecco, una parvenza di questa avventura che Dante ha avuto, in cui bisogna credere, come secondo quanto abbiamo detto prima, bisogna crederci davvero. E quindi concludo queste letture dell'Inferno con questa terzina di Dante, che non è l'ultimo verso che conosciamo tutti, che quindi lo associamo sempre alla speranza, ma il procinto poi di procedere col purgatorio mi piace concludere così, con la fine della discesa di Dante nell'inferno. Ma la notte risurge, e oramai è da partire, che tutto